centri commerciali chiusi nel weekend o perlomeno con le attività non essenziali chiuse, però nelle altre parti dove non ci sono i centri commerciali gli altri negozi sono aperti, e questa è una situazione di differenziazione che per voi della CGIL non è corretta. Beh, più che altro noi crediamo che questa sia una situazione che può creare delle serie situazioni di pericolo o possibilità di contagio, nel senso che con i centri commerciali in gran parte chiusi, perché sono pochissime le attività aperte nei centri commerciali, si può verificare che i clienti si rivolgono tutti nei negozi che stanno all'esterno dei centri commerciali e che sono aperti. Pensiamo ai negozi elettronica di consumo, mobili, articoli sportivi, eccetera, eccetera. Tutti i posti dove in genere la clientela va nel weekend e passa un po' di tempo. Le disposizioni dicono che gli ingressi vanno contingentati e che i clienti possono stare nei negozi il tempo stretto necessario a fare gli acquisti. Queste regole devono essere rispettate, altrimenti si rischia veramente che la situazione possa degenerare. Sul fronte lavoro, all'interno sia della grande distribuzione che dei negozi, temete che ci siano delle ripercussioni con queste nuove disposizioni? Indubbiamente ci sono delle ripercussioni. Diverse aziende hanno già riattivato gli ammortizzatori sociali, anche quelle che le avevano sospese. E in ogni caso, con questa situazione è chiaro che c'è un calo dei consumi. Noi abbiamo di fronte l'inverno e soprattutto il Natale, che per il commercio è un periodo molto importante, e ci sono grossi dubbi su come questo Natale e i cali di fatturato di questo Natale incideranno rispetto all'economia del settore e delle imprese. Secondo voi gli strumenti messi in campo in questo momento sono sufficienti o bisogna fare di più? Il punto non sono tanto gli strumenti, il punto rispetto alla sicurezza è che le regole devono essere rispettate. Noi abbiamo chiesto che ci sia un controllo massiccio da parte dei vigili urbani e delle forze dell'ordine rispetto delle regole all'interno dei negozi, e questo deve essere fatto, perché altrimenti sarà tutto vano, si rischierà che quello strumento, che quella norma porti più danni dei benefici che potrebbe che porta. Insomma, quindi questo è un primo passo. Il secondo è che bisogna avere attenzione, ci devono essere ammortizzatori sociali così come sono stati dati, e ovviamente il blocco dei licenziamenti così come è stato accolto dal governo perlomeno fino a marzo.